Buongiorno, finalmente ci sentiamo. Buon 2023 ragazzi, questo è il primissimo video che faccio, che inizio nel 2023, al momento che l'ultimo vlog l'ho iniziato il 21-22 dicembre. Di conseguenza, buon anno, scusate se sono sparita, ma non vedevo l'ora veramente di ritornare su YouTube. Sono molto più carica, con molta più chiarezza mentale. Mi sono presa 2 settimane di pausa, come avete potuto vedere, da YouTube. In realtà voi non l'avete potuto vedere semplicemente perché l'ultimo video non è uscito molto tempo fa, l'ultimo vlog. Comunque, bentornati e sono felice oggi di portarvi con me nel mio weekend. Oggi è venerdì, siamo già quasi a metà gennaio, il che è incredibile, e ho un sacco di cose da dirvi. Ovviamente sono passate 2 settimane, sono successe un sacco di cose belle e brutte, e soprattutto belle però, e vi voglio appunto raccontare di come mi sto organizzando per il mese di gennaio. Ci sono state un sacco di novità anche a livello del mio shop online. Ho creato e pubblicato 2 nuovi prodotti, un workbook 2023 chiamato Imperfect Progress, trovate tutti i dettagli sotto in descrizione, per iniziare l'anno nel migliore dei modi, riflettere, fare chiarezza sui propri obiettivi, cercando di trovare un equilibrio tra il self care e la produttività. E poi ho creato un'agenda che sto utilizzando sull'iPad, ma che voi potete benissimo stampare, che serve appunto a tenere traccia dei propri obiettivi, dei propri goal e delle cose da fare nel corso della settimana, nel corso dei giorni e nel corso dei mesi. È tutto personalizzabile, è tutto digitale, è tutto sostenibile, trovate tutte le informazioni sotto in descrizione. Non voglio che questo video sia solo ed esclusivamente una pubblicità, però ho fatto tutto io, ho ideato, creato, editato e pubblicato tutto io sul mio shop online. Mi farebbe davvero piacere se andaste a dare un'occhiata e acquistare i miei prodotti, i miei filtri, le mie commissioni personalizzate, le mie magliette, le mie borse su acrylativelife.com. È il miglior modo veramente per supportarmi. Detto questo, vi voglio mostrare anche alcune cose che ho acquistato, e come potete vedere ieri sono anche andata dal parrucchiere, quindi vi mostrerò alcune cose che ho fatto anche a livello di beauty e alcune cose che voglio fare. E vi voglio parlare di una novità, cioè che torno in palestra. Infatti in questo momento sto uscendo per andare a comprare un costume e una borsa della palestra, felicissima di questo, e vi racconterò tutto dopo, e delle cose che ho acquistato appunto per la palestra e per iniziare al meglio l'anno. Ci sono stati saldi, quindi voglio approfittare di questo periodo per risparmiare un pochino e comprare le cose che mi servono. Di solito non compro mai coi saldi, a meno che non mi serve qualcosa. Ho bisogno di un po' di cose in questo periodo e quindi cominciamo questo video. Sono vestita così anche se sto andando al centro, semplicemente perché poi voglio andare ad iscrivermi in palestra, fare tutto l'abbonamento che è trimestrale, quindi pagare il tutto, chiarire il tutto, e poi se ce la faccio, anche se ho i tempi molto molto stretti, rimanere anche una mezz'oretta là a vedere com'è. In realtà ho già fatto una prova di posturale e mi sono trovata abbastanza bene. La palestra non è vicinissima a casa mia, ma comunque ci vado, e quindi mi preparo, comunque mi vesto così nel caso in cui decida di rimanere. Sto indossando questi pantaloni di Organic Basic che ho, udite da 7 anni, dal 2017, 19, 20, 21, 22, 23, 6 anni, madonna mia, a me sembra ieri. Di Organic Basic costano, ma è un brand totalmente sostenibile, eccezionale, e sono nuovi, cioè li indosso sempre, a casa li indossate tantissimo, li ho indossati in palestra quando stavo a Londra, quando stavo in Francia, quando stavo a Roma, quando stavo nella casa sul lago, adesso che sto a Milano, cioè sono dei pantaloni eccezionali. Questo toppino vecchio che ho trovato oggi nell'armadio di Oish, e le mie New Balance che sono comodissime e che sono bucate, ma a me non mi interessa perché adesso sono introvabili e l'ho comprate quando ancora non erano di moda. I capelli sono eccezionali, vi parlerò anche del trattamento che ho fatto, e nulla, tutto qua, ci tenevo semplicemente a dirvi questo. A tutti coloro che me l'hanno chiesto nell'ultimo video, mi sto trovando veramente benissimo con il profumino Angeli di Firenze, lo metto sempre sia per stare in casa sia per uscire quando devo fare delle commissioni, e anche adesso che devo semplicemente andare a comprare delle cosine e andare in palestra. Detto questo, io adesso vi saluto, esco e noi ci sentiamo quando rientro, vi aggiorno su che cosa è successo e poi ci prepariamo per un evento, perché non vi ho detto che questa settimana, questo weekend, ho oggi un evento venerdì, ce n'ho uno sabato e uno domenica. Finalmente sta facendo delle belle giornate a Milano e mi posso mettere i cappotti, perché per circa 3 settimane il tempo è stato orribile e non ho fatto altro che mettere piumini, quindi è bello variare. Sto andando, come già detto, a cercare un costume, perché nella palestra dove vado c'è anche
la sauna e il bagno turco ed è una cosa che mi serve perché, come sapete, avendo avuto tanti problemi alla cervicale e alla schiena, purtroppo, e alle spalle nel 2022, il 2023 è tutto dedicato al benessere e soprattutto al benessere appunto della mia schiena. Mi voglio concentrare a fare tutti questi esercizi per migliorare la mia postura, fare posturale, migliorare, rafforzare le mie spalle e anche allentare la muscolatura. Quindi sto integrando con magnesio, vitamina C e collagene che serve appunto anche a rinforzare le ossa, così come l'omega 3, che soprattutto per noi donne è molto molto importante. Quanto mi piacciono questi capelli! Comunque non so se l'avete notato, non riesco a smettere di parlarne, ma sono diventata più nera, cioè mi sono fatta più scura. Quindi sono ancora più nera di quanto ero prima, sono matta. Vabbè, mi sono messa questo cappotto e vado a cercare una borsa per la palestra, perché per ora l'unica borsa grande che ho è questa. E mi sembra ridicolo andare con una borsa simil Bottega Veneta in palestra. Di conseguenza vado a cercare una buona borsa anche per poter mettere le scarpe, poter mettere un po' più di cose, la bottiglia d'acqua e anche il computer se magari poi mi voglio fermare là vicino a lavorare. Poi ricordati sempre. New habits all at once because you. So my tip is that if you go for the long run. 23 is to do at least 30 minutes of consistent off the bench. That I'm aiming for protein, like probably around 100 grams. And also, even if your goal to making sure you have your meals and not rely just on. Oggi sono davvero molto molto stanca, ma felice. Dovevo andare a una tipo sessione di spa in palestra con degli amici, ma non ce l'ho fatta, sono troppo stanca. E stanca addirittura, così stanca per non riuscire ad andare alla spa. Vabbè, perché sinceramente la verità è che non ho un costume, se ce la faccio adesso devo andare vicino Porta Romana per un evento alle 13 e se ce la faccio vado prima, passo per il Duomo, cerco un costume. Un costume intero, diciamo, per poter appunto usufruire di alcune agevolazioni della palestra in cui vado e poi andare all'evento, poi tornare a casa, prendere la borsa della palestra, andare un pochino a vedere com'è la palestra e poi fare questa sauna, però stavolta da sola perché i miei amici ci vanno stamattina. Stamattina mi sono svegliata. Mamma mia che faccia, stamattina mi sono svegliata abbastanza presto, sono abbastanza stanca. Ieri è stata davvero una bella bella giornata, veramente. L'evento a cui sono andata ieri sera, mi dispiace che non ho filmato, ma sono stata veramente di corsa tutto il giorno. Quando sono tornata a casa ieri alle 11 ero tipo, oh mio Dio che giornata, ma è stata bellissima. L'evento è stato stupendo, ho fatto l'iscrizione in palestra, ho trovato la borsa della palestra e non il costume. Quindi ho... I reached a lot of things, nel senso sono riuscita a raggiungere un sacco di cose e a fare un sacco di cose. Quello che devo fare adesso è trovare un costume, andare a questo evento, studiare un pochino la palestra a cui mi sono iscritta e la cosa bella è che ho fatto l'iscrizione in cui posso andare in tutte le palestre di Milano, quindi mi posso spostare e ci sono anche delle aree studio, quindi posso anche usufruire della loro area co-working in modo tale che posso studiare là. Stamattina ho fatto colazione, mi sono data una sistemata, ho fatto tutto con calma. Come potete sentire la mia voce è terribile, però comunque quello che ho fatto è stato sistemare tutto l'armadio che questa settimana, essendo stata sempre di corsa, era diventato un macello. E poi adesso sistemo tutto il bagno, che è un macello. Inoltre volevo filmare di più, ma stanno facendo dei lavori e quindi ho il martello in testa da tutta la mattina, dalle 8 di mattina. E niente. Adesso mi metto un po' di make up, giusto per andare a questo evento. Non ne voglio mettere troppo, semplicemente perché poi andrò in palestra. Non so quello che farò, in base a quello che mi sento. Mi voglio fare... Che devo fare? Ah sì, vi volevo dire che innanzitutto vi volevo mostrare una cosa che ho comprato. Io anche quando sto a casa per motivarmi, la mattina mi metto sempre un workout wear, quindi mi metto sempre leggings e toppino della palestra, semplicemente anche se non devo fare allenamento, non devo fare niente, semplicemente per sentirmi bene e motivata, perché vestirmi così, soprattutto con un set, mi fa sentire sempre
super bene e put together. Scusate il caos, ma come vi ho già detto, sto pulendo casa. Ci tenevo a mostrarvi lui, che è il mio più prezioso acquisto questo inverno. L'ho trovato in offerta da Wisho, mi sembra a 19,90 o 29,90, non mi ricordo. Lo adoro, è un robe, quindi una vestaglia. È fatta di pile, quindi state attenti con il fuoco, però è caldissima, bellissima, praticamente ci vivo ormai. L'adoro e la metto con le mie ciabattine e mi sento troppo figa, quindi la sera, mentre faccio la mia skincare, o la mattina mi sento come se stessi in albergo. Adesso finiamo di sistemare tutto, ci facciamo un bel caffè per ricaricarci, un bel cappuccino al collagene, perché dobbiamo essere super healthy quest'anno. E poi usciamo. Devo comprare anche le ciabattine, perché sennò come vado a fare la doccia senza le ciabattine? Stupidaggine a cui però non penso, non essendo entrata in una palestra da tipo 3 anni, dal 2020. Mm-mm-mm. Perfection. Eccoci qui, pronti per un'altra giornatina super. Ovviamente ho perso tempo, non sono riuscita neanche a pulire il salotto barra camera da letto. Ho la borsa della palestra qua, andrò direttamente e non andrò... Ho trovato un costume, sono riuscita a trovare un costume a 2 pezzi. Non lo so se si può andare col 2 pezzi in sauna, non ne ho la più pallida idea. Scopriremo tutto oggi e vi farò sapere. Non so quanto riuscirò a vloggare, sicuramente vloggerò l'evento. Non è che vloggerò, però farò delle clip per le storie di Instagram dell'evento, perché è di un brand che adoro tantissimo e sono vestita comunque abbastanza sportiva, perché poi andrò in palestra. Hope they don't mind. E niente, questa borsa è un sacco della spazzatura gigante. Buonasera. Vabbè, mi ho sistemato sopra la lampada. I capelli sono un po' un disastro, mi piace tantissimo perché sono super nutriti, super healthy dopo il trattamento che ho fatto, però sono super neri e ovviamente mi ha fatto un taglio diverso, quindi sono super pari e il ciuffo super paro, quindi non so ancora come fare lo styling. Anyway, ho fatto per la prima volta la spa, per la prima volta nella mia vita ho provato la spa ed è stato incredibile. Adesso capisco perché la gente va alla spa. Veramente è stato come rinascere. Ci voglio andare tutti i giorni, tutte le ore, voglio stare là per sempre. È stato incredibile. Ho provato per la prima volta il bagno turco, la sauna e l'idromassaggio. Non avevo mai fatto nessuna di queste tre cose. Mi chiedo come abbia fatto in 26 anni e mezzo della mia vita a non fare tutte queste cose. Comunque adesso sono struccata, sono fatta la doccia là, è stato tutto super rilassante, sono tornata a casa, ho finito dei lavori, adesso sto pianificando con la mia agenda, ovviamente adesso vi farò vedere la giornata di domani, domenica, che è anche bella e impegnativa, ed è anche per questo motivo per cui ho deciso di filmare stasera con voi piuttosto che domani, perché domani sarà tipo tutto così. Andrò di nuovo in palestra, però stavolta con degli amici, quindi sarà molto divertente e proverò una palestra da un'altra parte, non vicino a casa mia. Adesso devo finire una commissione personalizzata, quindi mi metterò un video rilassante oppure la musica, quella che si chiama Binaural Beats, che mi aiuta tantissimo a alleviare, diciamo, lo stress mentale e intanto lavoro appunto alla commissione. Una cosa che ho notato oggi, dopo aver fatto appunto queste tre cose nuove e dopo aver fatto un pochino di macchine, per ora non sto facendo corsi o niente, anche perché posso fare poco e vorrei prima parlare con gli istruttori, con i maestri, per chiedere se è possibile fare delle varianti, dal momento che ancora non mi è possibile utilizzare completamente le spalle, quindi la parte alta del corpo. Infatti ho prenotato 2 lezioni per la settimana prossima, una di bar e una, quindi tipo danza classica. Non ho mai fatto danza in vita mia, quindi non lo so come andrà a finire, e un'altra che si chiama lower body, quindi spero che andrà bene, semplicemente perché la parte bassa del corpo adesso riesco con la schiena a supportarla. Una cosa che ho notato veramente dopo questo momento relax è stato non solo ovviamente il sollievo muscolare e mentale, ma anche la chiarezza mentale. Mi sentivo chiara, mi sentivo lucida mentalmente, come se i pensieri non fossero tutti ingarbugliati. Non so come spiegarlo, sarà il fatto che comunque
Quando sto in palestra, una cosa che ho sempre fatto è che ovviamente questi 3 anni in cui non ci sono andata ho perso e non mi sono neanche resa conto di aver perso e non sapevo neanche di farlo, cioè ormai era diventata veramente un'abitudine quando ci andavo, essendo stata comunque una persona attiva per tutta la vita. E che, come dice James Clear in Atomic Habit, che è un libro molto molto bello che vi consiglio di leggere se siete appassionati comunque su come migliorare la propria vita, comunque un libro di crescita personale scientifica. Però ben fatto, veramente uno dei pochi libri di crescita personale che dico assolutamente chiunque deve leggere questo libro. Comunque James Clear parla dell'habit stacking, già ve ne ho parlato su Instagram, ed è praticamente un metodo per prendere due piccioni con una fava, in poche parole. Nel senso che la differenza tra l'allenarsi in palestra e l'allenarsi a casa, soprattutto per me che lavoro da casa, è che per me la palestra equivale a momento di relax. Così come magari voi che avete la possibilità di lavorare in ufficio avete questa separazione tra vita personale, cioè casa, e vita lavorativa, cioè ufficio, per me la casa, che è anche un posto di lavoro, è anche il posto dove mi... comunque dove ho convivialità, dove ospito gli amici e dove mi riposo, è anche il posto dove mi alleno, quindi era diventato un po' tutto troppo, è diventato un po' tutto troppo. In questi 3 anni la mia casa ha avuto troppi ruoli e avere un posto separato dove mi posso rilassare permette veramente al mio cervello di dire ok, in questo momento non pensi al lavoro, non pensi a niente, pensi solo a te stessa e a fare quello che devi fare, che sia rilassarti o che sia allenarti. Il fatto che mi rilasso e che posso pensare ad altro e che la mia mente divaga mi permette innanzitutto di decompress completamente, quindi staccare la spina da tutto e da tutti per un'oretta. Secondo, mi permette di fare altre cose, come ad esempio sto sul tapis roulant, ascolto un podcast. Questo è un habit stacking, quindi fare una cosa che devi fare, quindi il movimento, a un qualcosa che ti piace fare e che ti permette di imparare, in questo caso il podcast. Quando sto in sauna, quello che faccio è sto in sauna, quindi è una cosa che aiuta il mio sistema cardiovascolare, è un qualcosa che aiuta la mia pelle, è un qualcosa che in generale aiuta la mia muscolatura, ma allo stesso tempo medito, quindi cerco di essere concentrata, di non lasciare i miei pensieri correre, osservare semplicemente i miei pensieri e quindi avere una piccola sessione di 5-10 minuti di meditazione. Ovviamente queste sono piccole cose che sto sperimentando e che sto cercando di implementare piano piano nella mia routine, semplicemente perché questo è l'obiettivo principale del mio 2023. L'anuario faceva abbastanza schifo questa settimana, l'ho lasciato un po' andare e oggi ho messo tutto a posto e non ho chiuso i cassetti, tanto adesso li devo riaprire perché ve li voglio far vedere. Ho rimesso a posto tutti i cappotti, ho utilizzato questi contenitori di Muji per mettere tute, cappelli e poi qua ci sono i jeans e poi sono fiera soprattutto di questo cassetto, non vi mostro quello delle mutande ovviamente, però di questo, quello dei miei workout, li ho messi tutti in ordine di colore, tutti carini esposti, adesso non li potete vedere bene perché è notte. E la parte migliore, quella di cui sono più soddisfatta, è sempre questa, cioè la parte dove ho tutti i maglioni, i cardigan, le magliettine ordinate più o meno per colori. Ancora devo trovare una sistemazione per la scarpiera, quindi le scarpe stanno ancora là, ma per ora va bene così. E un'altra cosa che faccio la sera, dopo essermi fatta la mia cioccolata calda e tutto quanto, è andare in cucina, mettere a posto la cucina, quindi la cucina è bella ordinata, così domani sono bella fresca, preparare una bottiglia di water drop con qualche drink non caffeinato, che mi piace, in questo caso ho scelto Relax e la cosa carinissima è che sto utilizzando tantissimo tutte le cose di water drop, per esempio la bottiglia, questa qua la sto utilizzando per andare in palestra, mi porto dietro i micro drink, adesso vi faccio vedere, e me la porto dietro insieme al calzino che è comodissimo perché me la porto dietro così. Anche i bicchieri che vi ho mostrato l'altra volta sono di water drop. Non sono una brava vlogger ultimamente, però nel 2023 una cosa che voglio fare è proprio rimettermi in carreggiata dopo un anno in cui non sono assolutamente stata felice dei contenuti di YouTube, semplicemente perché non ci ho messo tutto quello che avrei potuto mettere, non ci ho messo l'impegno che avrei dovuto per ovvie ragioni, perché non sono stata bene, non ho avuto proprio la testa. Comunque, questo è un buon obiettivo del 2023, stanno facendo dei lavori a casa mia, cioè nel senso nel mio appartamento,
non nel mio appartamento, nel mio condominio. Di conseguenza ne approfitto per preparare tutto. Ho preparato la busta della palestra, c'è un macello perché ieri sono tornata alle 10 di sera perché ho avuto degli eventi e cose del genere. Comunque metterò a posto tutto stasera quando tornerò. Questi giorni voglio approfittare delle ore di luce, del grigio, grigiume di Milano, perché oggi è bello ma c'è una nebbia assurda. Questo è proprio il tempo di Milano. Comunque quello che farò in poche parole è caricare tutto. Sto portando anche dietro l'iPad, quindi sarò bella carica. Ne approfitto per andare anche in palestra, perché nella palestra dove vado c'è anche un'area co-working. Di conseguenza fantastico, se ce la faccio vedo degli amici. Quindi lavoro, finisco una commissione, una consulenza di interior design che sto facendo, carico un video che devo caricare e che deve uscire oggi, lunedì. Il vlog prima di questo è da 15 giorni che non posto su YouTube e non vedo l'ora finalmente di poter caricare un nuovo video. Ho avuto dei problemi con il computer e quindi non ho potuto postare. E poi andrò in palestra, farò un pochino, penso solamente un po' di movimento di gambe, quindi tapirulan, perché ho perso una classe. Avevo una classe stamattina ma mi sono svegliata tardi e poi il tempo era troppo brutto per uscire così presto la mattina. E poi farò una sauna per sempre rilassare la muscolatura. Quindi poi tornerò a casa, penso che mangerò direttamente fuori, torno a casa, metto a posto, esco per il meeting e poi vado a letto presto. Questo è il programma di oggi, è tutto. Mi sta aiutando tantissimo utilizzare appunto il mio planner, che potete trovare sul mio shop online. Mi sta aiutando veramente tantissimo a capire quali sono le mie priorità, cosa devo fare, cosa non devo fare, e a strutturare soprattutto in modo non preciso e non proprio super dettagliato la giornata, in modo tale da avere un'idea da quello che devo fare a che ora. Vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere. I commenti per ora sono stati molto molto positivi, sono felicissima di questo. E niente, cominciamo la giornata. Sono esattamente le 9:30 e io già mi sono messa a lavoro perché a mezzogiorno la psicologa, quindi devo uscire per le 11. Andrò a piedi e poi subito dopo la psicologa mangio qualcosa fuori, mi porto anche qualche snack e vado direttamente alla mia prima lezione di bar, che sarebbe tipo danza classica tonificante, non lo so, non ho mai fatto danza in vita mia. Spengo la luce. La faccio un po' stanca, scusate, e ho la lavatrice nel background, se sentite, perché sto facendo la lavatrice. Il mercoledì si fa la lavatrice, l'ho fatta anche ieri veramente, però comunque il mercoledì prima di andare alla psicologa io faccio la lavatrice, ho proprio i giorni prestabiliti. Ieri per la prima volta ho fatto reformer pilates e già mi sono prenotata per la lezione di venerdì. Mi è piaciuto tantissimo, è stato molto difficile a causa dei miei problemi con le spalle, però l'insegnante è stato super carino, quindi sono super soddisfatta. Sono già vestita workout, mi metterò qualcosa sopra per andare dalla psicologa e poi, come vi ho già detto, andrò direttamente in palestra e poi oggi pomeriggio è tutto lavoro. Diciamo che mi sta aiutando veramente tantissimo il planner, il mio planner ovviamente, che adesso vi mostro. Non vi posso mostrare gli impegni che ho oggi ovviamente perché ho anche cose di lavoro, però ci tengo a mostrarvi un layout. Mi sta aiutando veramente tantissimo la timeline e avere quei 2 minuti per rispondere alle domandine, tipo 3 cose di cui sono grata oggi, un gesto di self care e come muoverò oggi il mio corpo e anche le affirmation, mi veramente aiuta tantissimo a entrare nella giusta mindset durante la giornata. Questa domandina è anche super fondamentale perché mi aiuta a capire, a entrare un attimo in contatto con me stessa. Magari la mattina siamo troppo prese a fare cose e non abbiamo neanche il tempo per entrare un attimo a contatto con il nostro corpo e dire ok, che cosa mi sento oggi? Mi sento motivata? Mi sento stanca? Ho mal di testa? O non lo so, ieri ho fatto un allenamento difficile e quindi sono stanca? Cose del genere. E poi qua metto tutta la mia to-do list, veramente mi sta aiutando tantissimo. E qui ho tutta anche la mia weekly overview, quindi il plan settimanale che devo ancora completare. Come potete vedere qui ho messo anche al focus della settimana, ho messo delle immagini, perché in questo momento, soprattutto questa settimana, il mio focus è
imparare nuove classi, quindi ho messo una foto di due ragazze che si allenano, e lavorare, quindi c'è una ragazza che lavora al computer, devo ancora compilare il tutto, ecco perché ve lo sto facendo vedere, ho messo semplicemente le classi che ho quando escono determinati video. Ieri ho avuto la bellissima sorpresa da Colvin che mi ha inviato i tulipani, sono completamente innamorata di questi fiori e mi mettono veramente nel giusto mood. Vi lascio il codice sconto di Colvin che trovate sempre sotto in descrizione, mi sa che questa settimana in particolare potete usufruire non del 15 ma del 20%. Sto facendo un ordine su Amazon perché voglio comprare un nuovo smaltino che mi manca perché mi è finito. E un'altra cosa che è successa ieri, di cui non vi ho aggiornato, di cui sono felicissima, cioè veramente in questo periodo sono super health oriented perché sto cominciando a vedere qualche beneficio e di conseguenza sono pumped, non vedo l'ora di stare meglio e di migliorare sempre di più. Comunque mi è arrivata la mia nuova Cure per 30 giorni, se volete saperlo anche con Cure ho una collaborazione di affiliazione, di conseguenza se cliccate al link io ricevo una piccola commissione. È fantastica Cure perché ogni giorno tu praticamente ti alzi la mattina, hai una frase motivazionale, c'è il tuo nome scritto sopra, ovviamente già ve ne ho parlato, e ci sono tutti i tuoi integratori specifici in base alle tue necessità che puoi liberamente comprare sul sito oppure fare un test e il sito stesso ti consiglia di quali integratori hai bisogno. Io in questo momento sono focalizzata sul rilassamento muscolare e sul benessere del mio intestino, quindi probiotici, omega 3, magnesio, zinco, cose del genere, cose che cerco di prendere sempre, ma ve ne parlerò comunque in un altro video che ho già programmato ieri, cioè che ho già fatto lo script, ho già strutturato ieri quegli integratori, se volete saperlo, che non mancano mai nella mia Cure. Sono sicuramente il magnesio, lo zinco e gli omega 3, e poi prendo anche il collagene, però io lo prendo bovino da Vital Protein, però se volete anche Cure ha il collagene. Questo è il mio look di oggi, avevo voglia di vestirmi un po' da ballerina, ovviamente quando andrò in palestra cambierò i calzini perché ho comprato da Oysho, poi vi farò vedere dei calzini specifici tipo per Pilates, antiscivolo, super carini, e penso mi andrò a comprare un altro paio perché ovviamente averne uno solo non basta. Ieri sono anche andata da Decathlon, quindi magari in un prossimo vlog, anche nel prossimo, vi faccio vedere che cosa ho comprato in questi giorni a livello di sport e benessere. E niente, sono vestita così, praticamente ho questi pantaloni di Oysho, quelli che vi ho fatto vedere nell'altro video e che mi sono regalata a Natale. Questa magliettina che in realtà è di mia madre, che mi sembra molto da ballerina, ho legato dietro, ho fatto il fiocchetto dietro e sembra super cute. E questo toppino vecchio che ho almeno da 3 anni, però di un verde bellissimo, di Ocean Apart. Tutto qua ragazzi, trovate tutti i link di tutte le cose menzionate sotto nella descrizione. Ragazzi, che dirvi, grazie per essere stati con me, grazie per la pazienza. Andate a vedere assolutamente i miei due nuovi prodotti digitali che potete anche stampare per iniziare quest'anno al meglio, sia il workbook 2023 in perfect progress che il planner 2023. Tutti i link sotto in descrizione, tutte le cose menzionate sono sotto in descrizione, il mio shop Amazon, il link di Cure con il codice sconto e il link di Colvin con il codice sconto. Io vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo super presto con un nuovo video. Ciao.